Oggi Vado TV si tinge di rosa. Da dove arrivi? Da Santa Maria di Sala, da Venezia. E arrivi con degli amici? Siete appassionati? Sì, siamo passati di qui e poi continuiamo a fare un altro giro più lungo. Aspettate una grande emozione allora il passaggio. Certo. Siamo con Ornella, la barista del Caffè Commercio in centro a Valdobbiadene. Ornella, come ti sembra questa mattinata? C'è stato più movimento a Valdobbiadene per l'arrivo del giro? Sì, molta più gente, molti più turisti. Abbiamo lavorato benissimo. E è una bella giornata e comporta tanto che ci sia molta più gente e molto più. Valdobbiadene è tutto, diamo ora la linea alla nostra inviata Petra Mondin che continuerà a seguire il passaggio del Giro d'Italia in località Quero. Grazie Antonella, tappa numero 20 del centesimo Giro d'Italia, 190 km da Pordenone ad Asiago passando per i territori di Valdo TV attraverso le colline del Prosecco candidate a patrimonio dell'UNESCO e i luoghi sacri del nostro territorio come il Piave e il Monte Grappa. Siamo a Quero, più precisamente in piazza Marconi, che come potete vedere è gremita di gente per l'occasione. Il giro è appena passato per Valdobbiadene e sta attraversando il fazzoletto del comune di Segusino ed ora sta arrivando nel comune di Alano e nel comune di Quero Vas. Ed ora andiamo a chiedere qualche opinione alla gente. Da dove venite? Castelfranco Veneto. Castelfranco Veneto. Tutti quanti da Castelfranco, abbiamo fatto una gita fuori porta perché siamo innamorati del ciclismo. Che emozioni provoca vedere il Giro d'Italia? Sempre una bella esperienza. Io ogni anno seguo più tappe, quelle vicine a casa quando posso, in maniera da alimentare un po' la passione sportiva sia di ciclismo che corsa e tutto. Mi piace il clima festoso che si crea, quindi è una bella occasione per venire in piazza e fare un po' di festa. Io vengo da Cavaso. Io sono qua, da Quero. Da Quero. Io lo seguo, ogni anno lo seguo. È sempre una bella emozione, si vede gente forte che pedala, giovani, bravi giovani, insomma, brava gente. È molto interessante anche perché vediamo la differenza tra noi e loro, che è tanta. È la prima volta che vedi il giro? No, perché passa spesso qua a Quero. Poi è bello stare in compagnia, tutti insieme. Sì, dove passano i corridori noi gli andiamo sempre dietro. Comunque che vengo qua a Quero è la seconda volta, una volta sono stati anni che correvo ancora a Bartoli e Coppi, che venivo su dalla parte del Feltre e andavo giù. Io vengo da Caunada, Montebelluna. Io da Palermo. E da Treviso. Mi piacerebbe, io vengo dal Piemonte. Siamo degli sfegatati per il ciclismo, va, e facciamo il tipo per Nibali. Questa è la penultima tappa del Giro d'Italia. Alla tappa di ieri sul Piancavallo abbiamo visto la maglia rosa Nairo Quintana del Movistar Team e al terzo posto l'italiano Nibali a solo 43 secondi di distacco. Come sta andando l'organizzazione di questa manifestazione e perché è stato scelto di passare per i comuni di Valdobbiadene, Quero? Ah, questo è un giro, praticamente è la penultima tappa ed è stata voluta dalla Regione del Veneto e per attraversare gran parte del Veneto, la parte nord centro del Veneto e quindi ripercorrere le strade appunto del Prosecco, le colline del Prosecco, appunto la zona di Quero, Valdobbiadene, Quero e poi salire per il Feltrino e fare questa salita del Grappa inedita che da tanti anni non è stata usata dal Giro d'Italia, quindi siamo molto contenti da bellunesi che per una volta il Grappa parli bellunese. Grazie. Beh, abbiamo fatto una task force con tutte le associazioni di volontariato, in particolar modo la Proloco di Quero,
da qui, qui rappresentata dalla sua presidentessa, e insieme alla Protezione Civile, agli Alpini, il Comitato San Valentino, l'Hauser, agli amici di Carpen, abbiamo organizzato nel migliore dei modi la tappa, organizzandoci anche con tutto lo stand, con tutto ciò che vedete che allegra un po' anche il passaggio del giro lungo le strade. Il gruppo sportivo Astra si è prodigato per i palloncini e per quant'altro vedete. La Proloco ha allestito questo stand benno gastronomico che ci permette anche di ristorarci un attimino e di vedere poi sul grande schermo gigante nel pomeriggio il passaggio del giro a Quero, a Feltre e sul Monte Grappa, oltre che all'arrivo ad Asiago. Quanti volontari si stanno impegnando per l'organizzazione del passaggio del giro? Siamo circa una ventina di volontari tra Proloco, Alpine e Hauser. Abbiamo fatto un menù un po' vario, abbiamo fatto pasta asciutta, il panin col pastin e con le patate. È sempre un'esperienza bella e di aggregazione. E soprattutto penso la fatica che fanno questi ciclisti va ricompensata con l'affetto delle persone, che ho visto anche in televisione in questi giorni non è mai mancato. Vorrei approfittare anche di fare i complimenti all'amministrazione comunale che ha fatto sì che il giro passi di qua per Quero. Ha lavorato tanto stamattina e a far tutto bello. Sì, abbiamo modo di far conoscere Quero, il paese di Quero e la zona qua a tutta Europa praticamente. A noi. Siamo anche noi. Che non è sempre i grandi, che neanche i piccoli. Chi vince il giro? Bah, secondo me Quintana. Invece io dico Mollema. Nibali naturalmente. Nibali. Quasi sicuro. Nibali. È la prima volta che lo vede passare. Sì, la prima volta. Da dove sei? Da Sigusino. Però per l'occasione passo su qua a Quero. Abito anche a Quero comunque. Ci hanno appena comunicato che il primo gruppetto sta salendo lungo la Calnova verso Quero. Ecco, stanno arrivando, ancora pochi metri e stanno raggiungendo la piazza di Quero. Eccoli, eccoli, il primo gruppetto. Ecco, il resto del giro è arrivato a Quero, è un'emozione veramente grande poterli vedere passare. È veramente un'emozione poterli vedere passare qui a Quero. Immagino la loro storia che hanno vissuto ripercorrendo tutta l'Italia e tutti i paesaggi bellissimi che ci sono nella nostra zona, come i colli di Valdobbiadene e i comuni di Alano e di Quero. È sempre bello, è sempre una bella emozione, anche se confesso io non seguo molto il ciclismo, però è sempre una bella emozione, lo sport è sempre bello. Bello, bellissimo, bellissimo. Sì. Bellissimo, fantastico, la roba mai vista. Beh, già è qualcosa che lascia sempre un po', emoziona diciamo un po'. È stato veramente bello, una grandissima emozione vedere il giro attraversare Quero. La prossima nostra tappa è a Feltre. Alessia, a te la linea. Grazie Pietro per la linea. Eccoci arrivati alla terza tappa del Giro d'Italia nel territorio Valdo TV. Siamo passati dalle colline del Prosecco al teatro, all'arena di Feltre, teatro delle Dolomiti. Avanti dai che andiamo a farci un giro. Viva il Giro d'Italia! Viva il Giro d'Italia! Fai un saluto alla nonna! Ciao! Ciao da Feltre! Feltre è la migliore! Vai! Grazie!
grazie, fai un saluto da Feltre a tutti. Ciao a tutti quanti, buon giro, anzi però quasi finito. Un saluto qua, ho trovato la maglia rosa. No, no, no. L'uomo panini, torniamo indietro. Ciao a tutti, cosa devo dire? Dove siamo? Allora, siamo alla sosta di Feltre. Io sono l'uomo panini, il più richiesto del giro, vi dico la verità, eh. Esce anche a me un gadget. Grande. Un lupo. Avevano detto che era tornato tra i boschi di Rasei il lupo e l'abbiamo trovato. Eccolo qua. Per chi non l'avesse mai visto, questo è il lupo di Rasei. Guardate qua che belle parrucche. Ciao, buonasera. Ma è rosa il colore, non azzurro. Ma gli sponsor hanno sbagliato, saranno autonici. Si sono confusi, eh? Sì. Ciao. Un saluto per la stampa. Ciao. Ciao. Ciao bravi, ciao. Ecco, suo marito ha la parrucca blu, ha sbagliato, eh. Non conosce più, non mi conosce più. Non la conosce. Bellissimo il giro a Feltre, tanta gente anche piena di... Tanta gente! Un saluto! Ciao a tutti! Ciao, bravi, ciao! Signore, il Giro d'Italia a Feltre! Buonasera! Ciao, dica ciao! Dica ciao a casa! Ciao bella! Viva il Veneto! Feltre fabbricate forte! Dai! Sì. Okay. Salutiamo la maglia rosa! Ciao! Ciao! Dite ciao alla mamma! Ciao mamma! Ciao mamma! Ciao a tutti! Buon giro! Un saluto per la stampa! Ciao stampa! Ciao! Ciao! Qui ballano tutti! Non so se si rende l'idea! Ciao! Ciao! Viva! Dì la verità, hai fatto questi capelli solo perché passava il Giro d'Italia a Feltre? Apposta, solo per quello. Saluta la mamma, la nonna, chi ci segue da casa. Ciao a tutti quanti. E viva il Giro d'Italia, smetta. Giro il selfie. Wow, grandissimo. Ciao, mamma! Sta ripartendo, ma la festa non finisce qua. Adesso da che parte andate? Andiamo verso Asiago, abbiamo appena passato il muro di Cadel Poggio, emozione unica ragazzi, tappa di casa per la storia, giochiamo in casa, bellissimo. Un altro commento da questa bellissima signorina? No, è stata un'emozione passare dalle nostre parti, è stato bellissimo. Vi piace Feltre? Certo che ci piace. Val d'Obbiadene? Molto. Territorio dell'UNESCO? Terra di buon vino e di buon prosecco. Quindi merita proprio. Ciao, buon viaggio. Cosa sta passando? Dimmelo. Giro d'Italia. Cos'è il Giro d'Italia? Quello e facciamo la cazzoletta in Italia. Ho capito. Ma per chi ti fate voi? Annibali. Annibali e i genitori qua? Anch'io. Abbiamo trovato il sindaco Perenzin, sindaco di Feltre. Le volevo chiedere un'opinione su questo passaggio, non è la prima volta che Giro d'Italia passa a Feltre, un territorio bellissimo. Io l'ho descritto un'arena sulle Dolomiti. Assolutamente sì, noi siamo affezionatissimi al giro, infatti oggi la cosa più bella è che c'era veramente tantissima gente, nonostante l'ora, nonostante fosse soltanto un passaggio, e noi speriamo come Feltre di riuscire prestissimo a riportare qui un arrivo e magari anche un arrivo e una partenza del giro.
è il giro del centenario e oggi potrebbe essere una tappa decisiva. Io spero veramente che il pubblico, i tantissimi tifosi del Giro d'Italia potranno ricordare questa tappa. Beh, Feltre in diretta nazionale ma anche comunitaria, per non dire internazionale, ecco. Sì, noi abbiamo un legame speciale con il Giro d'Italia, con le due ruote. Qui ci sono tantissime manifestazioni legate proprio al ciclismo. Fra pochissimi giorni ci sarà una 24 ore cittadina e poi una Gran Fondo, che è una ormai delle classiche delle Dolomiti. Per cui abbiamo vicino industrie importantissime come Sportful, che sono feltrini di adozione, stanno qui a un passo. Abbiamo un territorio che veramente ha il cuore per la bici. Tanti talenti del Feltrino, li invitiamo tutti, dato che siamo in chiusura del nostro servizio, alle prossime manifestazioni ciclistiche, proprio qui a Feltre, dai! Arrivederci a Feltre, a tutti quanti! I giorni? Sono l'8, il 9, il 10 e poi la domenica successiva. Qui abbiamo non un tifoso, un super tifoso, Lorenzo, mamma mia, guarda che bello che sei! Allora, cosa ci dici questo Giro d'Italia? È stato bello! E cosa ti è piaciuto di più del Giro d'Italia? È un po' tutto. Le biciclette, la carovana, quindi, poi sono passati anche tante macchine che ti hanno dato tanti gadget, anche una tromba, visto che c'è qua. Avanti, fammi sentire. Dimmi, viva il Giro d'Italia! Viva il Giro d'Italia! Saluto a tutti da Feltre! Ciao! Ciao Feltre! Carovana passata, Feltre ancora, un tripudio di festa alla chiusura di questa tappa del Giro proprio qui nel nostro territorio feltrino. Adesso tutti i corridori verso la salita del Monte Grappa, una salita impegnativa e che sarà decisiva per questo centenario Giro d'Italia. Noi ci salutiamo e ci vediamo al prossimo servizio.